Ciao a tutti ragazzi, sono qui per darvi un grosso annuncio importante. Da questa settimana, a grande richiesta, riapre la Community Academy di Dead by Daylight, dove i membri della nostra community si mettono a disposizione per voi per insegnare a persone magari più esperte o anche meno nozioni base del gioco, ma anche fino più esperte. Se volete partecipare, l'importante è che veniate su Discord questo venerdì sera tra le 18.30 e le 20.30. Mi raccomando, non mancate! Il cattedrale regata tecnicamente no. Magari uno sbadiglio da fame. Potrebbe essere. Ho mangiato in realtà, però sai, non morivo per sempre. Nice. Io non l'ho pagata, in che senso? Ho sbagliato tasto. Sbadiglio da noia? No, non sono per niente annoiato, ragazzi. Mi sto divertendo un fottio sto game, sti game. E quando uno sbadiglia perché ha fame, lo so perché succede anche a me. Può essere, può essere. Vabbè, un po' di fame ce l'ho, un po' di fame ce l'ho. No, se non sbattevo qui lo prendevo. Non mi ha fatto un secondo dash instant, che palla. Beh, lo prendiamo comunque l'hit. Anche perché è inciampato, dico. Onesto. Voglio colpire per potere, scusate, mi dà la possibilità. Da stress. Esiste sbaglio da stress? Beh, quello un po' può essere. Alucard è la versione maschio di Sable. Però è un bel po' più vestito Alucard, dai. Ha tirato un cazzotto, ha tirato, che minchia ha fatto. È il figlio di Dracula, sì, è il figlio da moglie umana. Volevo fargli la slide qua. Se riuscivo a fargliela, forse l'avrei presa, tra l'altro. Ero riuscito a farla, lag. Fuck! Bello quel pallet drop. Come fai a fare sta slide? Frame perfect è difficile. Praticamente mentre stai, vedi che mentre ho il potere attivo in un punto mi attiva e disattiva lo slancio. Se lo fai nel momento in cui sparisce, ecco, tipo non adesso. Se lo fai nel momento in cui sparisce, cosa c'è? Ah no, stavo vedendo questo. Puoi slidare in pratica. C'è di S100. Ciao Andrew, buonasera. Invece, ah ecco, infatti mi sembrava. Vabbè, ma era letteralmente palese come cosa. Avete visto che mi era venuto cliccato da cliccare un tasto? Appena mi sono c'è qualcosa che non quadra in Wesker. Ciao. Vieni con me. 4% di slow value comunque qua. Hai letto? Quelli prima? Sì, ma
Mobile gli muore completamente il gioco. Ci hanno messo persone che su console PC. Ci giocano meno persone. In che senso? È quello di cui parlo. E se non fanno i gen. Minchia, ha dato una pressione assurda, poracci. Perché mi corre addosso questo? Attenzione, il rage quittino. Perché l'ho slaggata 2 secondi. Finché non hitti qualcosa a qualcuno. No, è un tot di lunghezza. Non riesco a venire ultimamente in live. Non ti preoccupare. Però vedo i tuoi video su YouTube, quindi come se ci fossi in live. Mi fa piacere. Non ti preoccupare, non è obbligatorio stare in live, ragazzi. Se vi fa piacere, mi fa piacere. Però ognuno ha impegni nella vita quotidiana, serale, eccetera. O magari semplicemente è stanco e non ha voglia e vuole dormire. Cioè, proprio tranquilli, raga. Non sono io qua che dico: no, se non venite in live, devo cercare in casa. Non sono quel tipo di persona. Un giorno ti mando la mia collezione di Funko Pop. No, grazie. Spam. Cosa stai studiando di bello? Wow, peccato. Let's go, boys. Da poco che non faccio un attack. Ingegneria, porca troia. Con quelli stiamo asfaltando, raga. Praticamente non stanno giocando. Sono tutti infetti, tutti feriti. Just accept your fate. Too bad you won't make it much further. You won't make much further. Stasera sono cotto. Ma infatti vai tranquillo, Nate. Pensa allo studio, giusto così. Sfogati con quello che riesci. Ovviamente è normale che non hai tempo per le live. È molto più importante lo studio. Vabbè, ma metti una pressione assurda, non sbagli una hit col potere. Sì, effettivamente è vero, oggi non sto, cioè, sto game in generale non sto messando una hit. Ci sono arrivato max range. Il mantello si rompe quando va a terra al surf. Il mantello si rompe mentre si muove e fa qualsiasi cosa. Ma cosa fa il bot? E poi si è capito il one shot? No. Più che altro è il mantello più rigido della storia, quello che c'ha. Cioè non è un mantello, è un pezzo di stoffa dritto e basta. GG. Se solo il... Vabbè, ok, non è solo il mantello il problema, però... Questo era il messaggio, Snake. Sì, l'ho letto. Ah, comunque alla fine ho scoperto che non metto Resident Evil perché costa troppo, ma perché è un gioco su mobile basato su Resident Evil, quindi poi si fanno concorrenza da soli. Ah. Ma io so che su altri giochi della del cellulare ce l'hanno fatto delle collab con Resident Evil. Oh. Alucard è una statua di cera. Le hitbox buggate. Wesker penso che abbia delle hitbox abbastanza precise.
Gli unici killer che ho trovato per ora che hanno hitbox veramente buggate sono Dracula un po', con sia i pillar che il cane e la e l'Huntress. Tutti gli altri killer hanno in realtà delle hitbox. Ma ti sembra? Grillo di merda! Mi sei andato addosso! Ok. Pensavo un ragno. No, era un quelli salterini. Quelli verdi salterini. Vediamo se si vede, sono curioso. Non so dove è finito, il problema è questo. Sì, si vede, mi ha attaccato. Bastardo di un grillo di merda. Mi ha proprio attaccato. Cioè, scusatemi. Adesso va bene tutto, eh. Sono letteralmente stato attaccato, raga. Cioè, guardatelo. Non posso zoomarlo. Guarda qua. Guarda qua. Guardate qua. Guarda il bastardo. Guardalo. Guardalo che bastardo. Guardalo che bastardo. Voglio zoomare. Come si fa? No, non voglio eliminarlo. No, non voglio le statistiche. Voglio zoomare. Facciamo così. Cioè, guardatelo qua. Guardalo qua. Guardalo qua lo stronzo. Guardate come. Bravo, vieni, attaccalo. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Hopla. Guarda. Letteralmente attaccato. Ha cercato di uccidermi. Ma come ci è arrivato? Ma io che cazzo ne so. C'ho pure un gatto in casa. Cioè, non fa un cazzo il mio gatto.